Eccoci a una nuova puntata di Terre di Lombardia tra acqua e natura. Oggi parliamo di fiori spontanei. Qui a fianco a me, oltre al dipinto, la fortuna vuole che abbiamo anche alcuni di questi fiori, che sono il verbasco e l'enagra. Parliamo prima del verbasco, che è questo fiore alto che può arrivare anche a 1,5 m, 2 m, di questo colore giallo intenso. Ci troviamo nell'azienda agricola Jenny Green a Piadena, in provincia di Cremona, dove possiamo vedere intorno a noi diversi tipi di fiori che crescono spontaneamente oppure coltivati. Il primo fiore che parliamo è il verbasco, verbasco che è chiamato anche verga di Aronne. Dal latino barbascum, lo diceva Plinio il Vecchio, che vuol dire peloso, perché il suo fusto in effetti è barbuto, peloso. Oppure dal latino sempre verbascum, che vuol dire verga, oppure dal greco phonos, che vuol dire brillare, perché in antichità serviva per come stoppino delle lucerne. Il verbasco Ulisse lo portò con sé specialmente quando c'era la maga Circe, perché praticamente lo aiutava nei suoi sortilegi, contro i suoi sortilegi. Il popolo dei Cimbri, che era un antico popolo germanico sconfitto da Mario a Acqui Santi, cioè siamo a Aix-en-Provence, questo popolo, appunto i Cimbri, lo chiamava Ulmalbrand, cioè incendio del cielo, e diceva che non si poteva strappare appunto questo fiore perché un fulmine avrebbe colpito la tua casa. Una cosa di questo fiore molto bello che vediamo alle mie spalle. In questo momento i boccioli sono un po' chiusi perché fa molto caldo. Questo fiore può crescere anche a un'altezza di 1,5 m, 2 m, e quando è a un unico fusto, vabbè, i fiori li fanno su questo fusto, però, come vediamo dietro di me, quando è con tante braccia si dice a candelabro. L'altro fiore è l'enagra, che deriva dall'etimologia del suo nome, dal greco oinos e tera, che significa desiderio divino, perché questa pianta veniva utilizzata in antichità per aromatizzare i vini e anche le sue radici hanno il profumo divino. È chiamata anche in cosmesi enotera e si estrae un olio molto particolare contro l'invecchiamento. È adatta anche contro le punture di insetti ed è commestibile. Infatti questa pianta si possono mangiare le foglie, sia cotte che crude, e il suo sapore ricorda quello dei carciofi. Il campo che vedete l'anno scorso era coltivato a piante officinali, come si può vedere nel dipinto. Invece quest'anno abbiamo la lavanda. Da cosa deriva il termine pianta officinale? Dal termine officina inteso come laboratorio farmaceutico. Il primo fiore di cui voglio parlare è questo giallo, che è l'aneto, che deriva la parola da aneton, che significa allontana i dolori. È una pianta officinale, aromatica, con cui si possono condire le carni e il pesce. Oppure dalla parola latina gravelons, che significa forte, perché in effetti il suo sapore è deciso. Il fiore è giallo ad ombrella. Plinio il Vecchio diceva, siccome questo tipo di fiore dà forza, dicevano che nell'antica Roma lo davano ai gladiatori, proprio per la sua forza.
secondo fiore è questo bianco che è la carota selvatica. Nel linguaggio dei fiori significa festa e felicità. Infatti in antichità, quando c'erano dei matrimoni, utilizzavano questo fiore per abbellirli, questo momento particolare di cerimonie. È l'antenato della nostra carota, è un fiore bianco ad ombrella. L'etimologia del suo nome deriva dal latino caraton, che significa riscaldare, perché appunto in antichità diceva che questo tipo di fiore riscaldava, diciamo, l'organismo umano. In antichità si diceva che era anche una pianta afrodisiaca. Al momento della fruttificazione si secca, si chiude come in un nido e fa cadere i suoi acheni, che praticamente servono per perpetrare la specie. L'ultimo fiore di cui voglio parlarvi è questo piccolo bianco che si chiama schioppettino, è detto anche bubolino, cavoli della comare. È un fiore molto, molto buono, commestibile, soprattutto le foglie, quando ormai fa il fiore. Perché si chiama schioppettino, che è il termine con cui è più conosciuto? Perché la parte rigonfia di questo fiore, che è di colore bianco, se tu la schiacci con le due dita, scoppia. Si racconta che Bacco avesse un amico che si chiamava Sileno. Questo personaggio aveva la pancia più gonfia, più prominente, che ricorda appunto la parte del fiore rigonfia. Deriva dal greco, la parola schioppettino, dal greco sylon, che vuol dire saliva, perché lui secreta questa sostanza biancastra appiccicaticcia. Ha proprietà come tutti i fiori e nel caso appunto del schioppettino è contro la gotta e contro il fuoco di Sant'Antonio. Campo invece alle mie spalle l'anno scorso, anzi qualche anno fa, era un campo di papaveri e questo è il dipinto. Campo di papaveri, papaveri che hanno anche come nome popolare rosolaccio oppure la rosa dei campi. Noi comunemente quando vogliamo fare un augurio di un buon sonno a una persona diciamo di andare tra le braccia di Morfeo. Ma in realtà Morfeo non era il dio del sonno, bensì il dio del sogno. Il dio del sonno invece è ipnos, da cui deriva la parola ipnosi. Invece Morfeo volava sempre con un mazzo di papaveri tra le braccia. Quando vedeva un dormiente, gli si avvicinava, gli passava i petali dei papaveri sulle palpebre per donargli un sogno bellissimo. L'imperatore mongolo Genghis Khan portava sempre con sé dei semi di papavero. Finita una battaglia, cospargeva il terreno di questi semi dei papaveri in onore dei caduti.
Nel linguaggio dei fiori il papavero è semplicità. Tarquinio il Superbo, re di Roma, un giorno fece questo discorso, questa metafora al figlio riguardo proprio ai papaveri, e cioè arrivò davanti a un campo di papaveri e con il bastone tranciò i papaveri più alti e disse al figlio: "Vedi, per conquistare una città, in questo caso lui voleva conquistare Gabi, bisogna tagliare i personaggi più antolocati, i personaggi più importanti. Allora conquisterai quella città." Nella mitologia il papavero è anche consolazione, perché la dea Demetra, dea dei campi, per allontanare, diciamo, il dispiacere della morte della figlia, decise di bere questo infuso di papaveri e quindi si consolò, per così dire, di questa perdita per lei molto importante. Parliamo di altri due fiori, e cioè dell'Achillea, che è questo fiore bianco, e di quello viola invece, che il termine scientifico è Vecchia cracca, ma è più conosciuta popolarmente con un altro nome, cioè il fiore dell'abbraccio. Per quale motivo è chiamato così? Perché, essendo una pianta rampicante dai fiori belli viola, che ricordano un pochino il glicine però in miniatura, questa pianta si abbraccia, per così dire, alla pianta che ha di fianco. Ecco il perché di questo nome. Mentre per quanto riguarda l'Achillea, che è quella bianca, l'Achillea deve il suo nome al fatto che Achille, l'eroe greco, si curò con questa pianta perché ha molte proprietà medicamentose. E nella Prima Guerra Mondiale l'esercito italiano venne curato con questa pianta, dalle grandi proprietà curative. Questo invece è un dipinto di un campo di camomilla. La camomilla, che nel linguaggio dei fiori è calma e pazienza. Camomilla, che deriva il termine dalla parola chamal, che vuol dire piccola, e melon, che vuol dire mela, cioè piccola mela, perché il suo profumo ricorda la mela ranetta. Nella tomba di Ramsete II, il faraone della XIX dinastia, sono stati trovati polline di camomilla, probabilmente nel viaggio dell'aldilà. La camomilla, per la sua forza, in passato veniva messa vicino alle piante sofferenti o malate e aiutava moltissimo nella guarigione. Fu Alessandro Magno a importarla in Occidente. La camomilla è soprattutto conosciuta per gli infusi. Questo invece è un campo di fiordalisi.
fiordalisi, che è un fiore bellissimo, dai colori splendidi, deriva dal latino segetum o seges, che vuol dire campo, seminare, suo habitat naturale. Un'altra versione sull'etimologia del nome è che deriva dal francese fleur de lys, che vuol dire fiore di giglio. L'ultima versione dal greco ciano, che significa tinta blu. Ricordiamo che nella stampa, nell'ambito della stampa, quindi quando si stampa un libro o una rivista, i quattro colori fondamentali sono il nero, il giallo, il magenta e appunto il ciano. Nella mitologia, la dea Flora si innamorò di un bellissimo ragazzo di nome Ciano. Un giorno lo trovò in un campo di fiori di appunto fiordalisi e quindi gli diede il nome appunto Ciano come questo suo amato. Nel linguaggio dei fiori, il fiordaliso significa felicità e amicizia. In Oriente si regala il fiordaliso per esprimere felicità. Termina qui questa puntata dedicata ai fiori. Voglio lasciarvi con una frase di Khalil Gibran che dice: i fiori della primavera sono i sogni dell'inverno raccontati la mattina al tavolo degli angeli.